Buonasera amici appassionati di tennis e di sport in generale, buonasera, benvenuti a Breakpoint, un'altra puntata in compagnia dei due prof, posso chiamarvi così, Luca Bottazzi e Carlo Rossi perché siete prof, docenti universitari, ma grandi appassionati di tennis, grandi studiosi del tennis e questo è il motivo per il quale questa trasmissione si chiama Breakpoint, come il libro di Luca Bottazzi, in realtà parla di tennis in un modo un po' diverso, no? Sentiamo, mi metto dalla parte degli spettatori come ho sempre fatto nel mio lavoro, sentiamo parlare della disciplina che tanto amiamo, dello sport che tanto amiamo, in un modo un po' diverso. Carlo, buonasera, ciao Luca. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a voi per Grazie. essere qui con noi. Io, Luca, se sei d'accordo, visto che Carlo credo sia l'unico, io ho visto solo due o tre game e mi sono bastati per dire no, non posso vedere gente che butta via delle partite in quel modo lì senza provare a giocarle. Carlo, però magari quei due game non sono bastati per farmi capire esattamente cosa succedeva sul campo tra Sinner e Tsitsipas, incontro finito da pochi minuti. No, allora, devo essere sincero. Sono molto contento di come ha giocato Sinner perché la sua cifra è la velocità e la potenza e ha deciso di giocare tutte le palle di tutto il match in questo modo. Non è mai stato interlocutorio, chiaramente ha fatto qualche piccolo errore, ma ha comandato praticamente il 95% dei punti questa sera. Tsitsipas non era al meglio, è fuori discussione, nel senso che ha servito molto male. Ma devo dire che Jannik è stato veramente, veramente, veramente a focus, era proprio centrato, ma soprattutto credo che se posso fare un'analisi un po' più tecnica, è legata al fatto che si giocava indoor, si giocava 2 su 3, si giocava con palle più veloci. E quando la situazione è questa, il nostro ha un grosso vantaggio perché sulla diagonale del rovescio tira più forte, non gli dà il tempo di giocare, l'altro non riesce a girare intorno alla palla di dritto e quindi è sempre a recuperare. A questo punto Tsitsipas cercava di forzare un po' il gioco, ma ne ha steccate una quantità impressionante. È sempre stato sotto, ha portato al 4 pari la partita al primo set, ma doveva essere breccato il primo, doveva essere breccato il terzo. Quindi è stato veramente dominato questa sera ed è uscito anche un po' provato, nel senso che uno che doveva diventare il numero uno del mondo stasera ha fatto una figurella e non è mai bello, insomma, è stato proprio dominato. Luca? Ma io sto a quello che ha detto Carlo perché io purtroppo avevo degli impegni di lavoro e quindi la partita non l'ho vista. Ovviamente negli slam si gioca 3 su 5 ed è un altro sport. In più all'aperto cambiano completamente le condizioni. Sinner è un giocatore che si esprime meglio indoor, questo l'ha dimostrato fin dal debutto, vincendo il suo primo torneo, ricordo a Bergamo, un challenger indoor. 2 su 3 indoor è la miglior condizione possibile per Sinner. Finalmente è riuscito a battere Tsitsipas, almeno un po', diciamo, accorcia in questo head-to-head con il greco il divario. Poi, ovviamente, all'aperto, quando cambia la distanza e soprattutto magari anche sulla terra battuta, sono condizioni diverse. La palla salta molto più alta, quindi il greco, come ha detto Carlo, può ritornare a girare intorno col diritto e quindi diventa un giocatore molto più efficace. Vero è che anche indoor qualche volta, cioè Tsitsipas ha saputo vincere delle cose importanti, se non ricordo male ha vinto anche un ATP Finals, però bisogna vedere quanto è veloce il campo, poi come ha vinto ha anche fatto spesso le più brutte figure le ha fatte indoor o sull'erba dove la palla resta bassa, ricordo più di una volta che il greco è stato estromesso a Wimbledon al primo turno, ha perso addirittura col nostro Fabiano. Senza nulla togliere, dico un anno, per cui quando la palla salta bassa il greco fa molta più fatica se non è aiutato dal servizio e da quello che ha No, detto Carlo. ha bisogno di tempo per giocare. Lui ha bisogno di tempo e stasera il tempo ce n'era poco. E quando c'è poco tempo fa fatica. Ha provato a venire avanti, ha provato ad accorciare gli scambi per cercare di, però serviva molto male. Quindi, servendo male,
deve giocare tutti i punti, deve giocare tutti gli scambi, quando devi giocare tutti gli scambi e l'altro ti sovrasta di ritmo, niente, non ce la fai, e quindi stasera l'ha presa, punto. È andata così. Ok, sì, a me spaventa un pochino, Carlo Luca, il fatto che abbiano sempre dei piani B molto, molto deboli, no? Tu, Carlo, hai detto, ha provato a cambiare. Io, sinceramente, in quei pochi game che ho visto una testardaggine, una cociutaggine imbarazzante dal punto di vista, in alcuni momenti veramente imbarazzante dal punto di vista schematico e proprio di intelligenza tattica. È come se... Sì, prego, prego, come dice, voglia sempre il giocatore far prevalere la sua forza, no? Come ci hai spiegato bene, Jannik tira forte, se a quella sera lì dura metterlo dietro, possibile che l'altro non riesca a capire che magari devi spezzargli un po' il ritmo invece di far vedere che puoi tirare più forti di lui e puoi tirare fuori dei metri, steccare. Sono stati veramente dei momenti imbarazzanti, a mio modo di vedere, però ripeto, da profano. No, no, ma hai ragione, il problema è che... solitamente questi giovani in particolare, e quando sono un po' più avanti in classifica, sembra che sia, come si dice, un'onta non esatto. Applicare la propria strategia e non essere il primo della classe. Invece, se tu sei un grande giocatore, devi capire che comunque questo non è proprio l'ultimo arrivato, perché anche l'ultima volta che l'hai affrontato hai vinto al quinto, non è che hai vinto passeggiando. Le condizioni questa sera erano più a favore di Sinner, tu lo devi sapere perché sei un giocatore dei primi tre del mondo, potevi diventare uno, quindi dovresti essere anche più maturo da questo punto di vista. E invece, come dici tu, questa cosa non si vede, spesso si ostinano a voler fare determinate cose, e invece probabilmente se avesse deciso di aprire gli angoli, giocare le prime al 70% e muovere di più Sinner in orizzontale, lo avrebbe tenuto un po' più a bada, avrebbe verticalizzato di meno l'altro, insomma poteva fare una cosa diversa, invece ha provato a portarla a casa a suo modo, e invece questa sera a suo modo non l'avrebbe portata a casa mai. Ok, abbiamo titolato, Luca, la serata, la trasmissione, Sinner vince perché ha vinto stasera, ma ha vinto anche il torneo di settimana scorsa, però Si poteva vincere come vince Sinner una volta, cioè riferito al passato. Perché hai voluto scritto questo titolo, Luca? Di cosa ci vuoi parlare insieme a Carlo? Ma è chiaro che nella modalità Sinner, come nella modalità Rublev, Zverev, Kachanov e tanti altri che con le loro particolarità e le loro individualità però convergono tutti, diciamo, dentro, sotto questo tetto del tennisti grandi colpitori, un tempo così non si poteva giocare, non c'erano gli attrezzi che te lo consentivano. Questi sono attrezzi molto che favoriscono molto il colpo, la restituzione, favoriscono molto il controllo e la potenza e gli spin, quindi più di così è impossibile, mentre col legno chiaramente dovevi essere tu in grado di riuscire a muovere la palla. Beh, questa è una racchetta, diciamo, molto antica, molto vecchia, a cavallo tra 800 e 900, ecco, queste sono già più recenti tra virgolette, parliamo degli anni 50, tant'è che hanno il manico di cuoio, che è una innovazione di fine anni 30, l'altra invece, se ricordate, aveva solo il legno anche nel manico. Chiaramente con questi attrezzi le possibilità erano completamente diverse. Giocare a tambureggiare come fa Sinner era praticamente impossibile, dovevi curvare molto di più la palla. Forse il primo che riesce a giocare in questo modo, sotto un certo aspetto, diciamo come input, è Jimmy Connors, che giocava con la T2000. Con la Wilson, ed era un giocatore che aggrediva la palla e aveva due lateralità, dritto e rovescio a due mani, che era praticamente un altro dritto, quindi aveva due bocche di fuoco in entrambe le lateralità. Infatti è stato il primo grandissimo risponditore e un giocatore che andava sopra addosso alla palla, in un certo qual modo è un giocatore forse il precursore del tennis attuale. Sì,
c'è un particolare però, che Conno stava molto vicino alla linea di fondo, mentre stava quelli molto di vicino, oggi sì. Stanno invece molto più lontano, nel senso che questi attrezzi, cioè il gioco del tennis è cambiato in maniera radicale, perché questi attrezzi, queste palle, queste superfici, ma anche le calzature, hanno allargato tantissimo il campo. Cioè una volta, da 2 metri dietro alla riga di fondo campo, tu eri sicuro che avevi messo l'avversario in difficoltà, che tu eri in attacco. Oggi, da 2 metri dietro alla riga di fondo campo, un giocatore come Tsitsipas, un giocatore come Sinner, cioè, e poi ce ne sono ancora più grossi, sono capaci di lasciarti fermi con questi attrezzi. Quindi si gioca a lungo linea da lontanissimo, cosa che non si poteva fare una volta. E però paradossalmente si è perso il pezzo del campo che va dalla metà campo in avanti, l'avvicinamento alla rete, e da un punto di vista dello spettacolo si è perso tantissimo, perché sono pochissimi i giocatori che ci provano. Cressy ha fatto settimana scorsa finale contro Sinner e ha battuto Rune, perché Rune è giovane, praticamente solo se li avessi studiati conosce i giocatori serve and volley, però non li ha mai visti nella sua carriera, e quindi diciamo l'ha sorpreso. Però Roland Garros il tennis è veramente cambiato radicalmente, e tutto è legato soprattutto agli attrezzi, alle corde. Come diceva giustamente Luca prima, tu in questo momento hai maggior potenza, maggior controllo e maggior spin. Cavoli, cioè succedono delle cose che non sono mai successe. Ecco perché ci sono giocatori soprattutto di stature over, e le persone diciamo di una statura normale sono pressoché scomparse, mentre negli anni 70 ancora c'erano un sacco di giocatori diciamo che erano tra l'1,75 e l'1,80. Ecco, oggi i giocatori tra 1,75 e 1,80 ce ne saranno il 4%, il 5%. Non so se nei primi 100 del mondo, ce ne sono 4, 5, ecco, diciamo così. Però penso diciamo che dei cavalli vincenti è dura averne di quelle misure, di quelle dimensioni. Cosa, Luca? No, dicevo che Connors assomiglia di più ad Agassi, per dire, sta molto vicino al campo, pur avendo delle differenze, ovviamente. Vero quello che dice Carlo, sono oggi molto più lontani, perché anche le condizioni dei campi, la combinazione con le palle, fa sì che i rimbalzi siano molto più alti, gli spin saltano molto di più, e quindi il tennis è diventato quasi, si può dire, abbia una barriera antropometrica, un po' come il volley o il basket. Una volta era molto più democratico, c'erano giocatori di statura media, c'erano anche quelli alti, perché ricordiamo che, non so, giocatori come Ash, Stan Smith, così, superavano l'1,90, per intenderci. Ovviamente avevano a disposizione delle calzature che non gli consentivano di muoversi così bene in orizzontale, e quindi dovevano verticalizzare molto il gioco. Ma questo anche in passato, giocatori come Tilden o Donald Budge erano vicini 1,88, 1,90 quasi, e poi c'erano giocatori più bassi come Cochet, Lacoste. È sempre stato, diciamo, un gioco, ho usato prima una parola, democratico, dal punto di vista che dava le possibilità a tutti. Oggi non è più così. Oggi è diventato un gioco con un taglio più antropometrico. Il muscolo prevale sull'arte, proprio perché la palla salta molto alta, è molto difficile abbassarla, e si è perso, diciamo, quella zona di campo che ha illustrato benissimo prima Carlo, come se il campo si fosse spostato all'indietro di 5 metri. Le vole basse sono un ricordo del passato, perché da lì tirano il dritto a finire di rimbalzo, cioè servizio e dritto ha sostituito la combinazione servizio e prima volée, per intenderci. Si può giocare ancora così? Ma io penso di sì, perché Cressy, che non è certamente un fuoriclasse, dimostra che si può ancora giocare in questo modo. Non viene più insegnato, poi probabilmente i grandi campioni, non frequentando più la specialità del doppio, non hanno più certi tempi, anche se devo dire che i grandissimi campioni che hanno
catalizzato l'attenzione in questo ventennio, quindi Federer 1, Murray e Djokovic e Nadal, soprattutto Djokovic e Nadal, si sono avvicinati, by the way, sempre di più alla rete, sono quelli che in rapporto al loro gioco frequentano gli ultimi 5 metri di campo molto di più di una volta, a differenza invece dei giovani, se togliamo forse Tsitsipas che si avventura qualche volta in più. E quindi le evoluzioni tecnologiche hanno sempre modificato il gioco, questo gioco che però con questi attrezzi pare diventato un po' in generale a senso unico, perché mancano appunto, come dicevi anche tu Bob, i piani B, i piani C, si preferisce stare su un binario, se le cose vanno bene, bene, se vanno male penso al prossimo torneo e spendo poche energie. Questo ha poco che vedere col tennis, che è l'arte della dissimulazione, del sabotaggio, cosa che è sempre stata invece in passato, fin dall'antichità, perché certo. Io adesso, infatti adesso ci andiamo Luca e Carlo, io scusate ma non potevo fare a meno di portare con me la racchetta con cui mio papà ha vinto la Coppa Facchinetti nel 66 battendo Adriano Palatta, insomma, per cui è un match storico, è rimasto nella famiglia Pugliese, e tenerla in mano mi dà ancora un effetto particolare. 13 e mezzo manico 7, Carlo, cioè mio papà non è un... Scusa, ma è una, un Nadallo? Sì, Nadallo Max Play, Max Play. Ah, sì, sì. Sì, sì, ancora vedete col manichetto originale. Lì. No, più che altro, reggendola di fianco a una delle prime racchette di metallo, questa è una Prince, arrivò alla Prince Pro, vi ricordate, no? Scusa se ti correggo, non una prima delle racchette di metallo, perché le racchette di metallo sono di inizio Novecento. Una dei primi racchettoni. I primi racchettoni, esatto. I primi racchettoni, diciamo che ha segnato un po' quell'evoluzione, perché insomma colpire su questo ovale, colpire qua già ci aiutava. Noi scarsi eravamo molto aiutati, no? Dal piatto corde decisamente più ampio. Guarda, però secondo me... se tu le fai vedere quelle racchette di nuovo, si capisce già una cosa tendenzialmente di ingegneria diversa. Cioè la racchetta più grande ovviamente... ha la possibilità di perdonare di più nella zona d'impatto, tant'è che le racchette di oggi hanno tre centri, lo sweet spot che è quello centrale, il power che è sotto, il noodle che è sopra, cioè hanno tre, è come se avessero tre centri, ma in più cosa succede? Il manico è vicino alle corde, come le racchette dei bambini, per intenderci, mentre nella Dunlop di legno il piatto corde, oltre ad essere più piccolo, è proprio in periferia. In più la massa è distribuita in modo diverso, oltre a essere racchette più pesanti, quelle di legno, erano 450 grammi rispetto ai 300 di oggi, 320, avevano una distribuzione del peso più nel manico e nel fusto, per intenderci, mentre oggi con i materiali sintetici, pur essendo più leggere e maneggevoli, hanno il peso spostato in testa. Per cui... riesci a dare un'accelerazione al colpo in uno spazio molto stretto. Con il legno è impossibile, cioè devi praticamente sradicare una pianta per accelerare la testa della racchetta, e quindi questo chiaramente comporta la possibilità di riuscire ad acchiappare, a incontrare più facilmente la palla con le racchette di oggi e gestirle anche con un'azione esecutiva che può essere infinitamente più varia, cioè la puoi colpire in mille modi, col braccio disteso, piegato, avanti, indietro. Col legno non era proprio così, dovevi avere la palla con un rapporto più preciso rispetto al corpo, altrimenti non la buttavi neanche di là. Di qua praticamente colpisci anche se sei seduto a tavola. Non potevi giocare solo d'incontro. Oggi puoi giocare solo d'incontro, puoi evitare di aprire. In risposta al servizio puoi sfruttare completamente la velocità. Una volta che posizioni la racchetta e la racchetta centra la palla, torna una palla eccellente. Con il legno questo non si poteva fare. Però voglio dire, ripeto, è cambiato il gioco e quindi la tecnologia ha fatto sì che proprio siano cambiate le strategie, sia cambiata la tattica di gioco, siano cambiati gli strumenti e anche gli atleti sono molto modificati. Però volevo aggiungere questo, perché è una cosa che dico sempre anche a lezione ai ragazzi: non bisogna dimenticarsi mai che la ragazza che ha smesso
da pochissimo la Barty, che ha smesso da numero uno del mondo, era alta 1,66 ed era una grandissima servitrice, ma non perché faceva andare la palla a 200 all'ora, ma perché serviva in 4-5 modi diversi. E poi era una che sapeva giocare tutte le traiettorie, il piatto, il back, lo spin, conosceva tutte le zone del campo e ha smesso sostanzialmente perché si era stufata di darle facilmente un po' a tutte. Ma ha detto, vabbè, faccio la mamma, poi magari se mi torna voglia, tanto in 6 mesi, in un anno, riprendo le prime 10 tranquillamente, perché lei veramente è una giocatrice a 360 gradi e lei, come dicevi tu Bob, è una in grado di mettere in piedi non il piano B, il piano C, il piano D, proprio perché la cassetta degli attrezzi, come noi diciamo nel gergo con Luca, è piena di strumenti, mentre gli altri ne hanno 3 di strumenti dentro, eccezionali, di qualità assoluta, ma gli strumenti sono 3 o 4, mentre la Bartini ha veramente molti, molti di più. E i vecchi, paradossalmente, sono quelli che ne hanno di più rispetto ai giovani. Cioè, Nadal, paradossalmente, è un giocatore assolutamente più completo, tra virgolette, di Sinner. Parlo proprio del saper fare, di quello che sa fare nelle diverse zone del campo. E se pensi che per alcuni appassionati Nadal è considerato un pallettaro, perché voglio dire, qualcuno scrive ancora queste idiozie sui blog, dovrebbero leggersi qualche libro, guardare qualche partita con occhi diversi e scoprire che Nadal è probabilmente il giocatore più forte a fare l'attacco in controtempo, forse è meglio di Federer, anzi sicuramente è meglio di Federer. Ma dirò di più, anche in doppio Nadal ha una posizione straordinaria, dei 3 grandi e forse il più bravo a giocare il doppio, anche se Federer ovviamente avrebbe più mezzi, ma è più doppista Nadal, infatti ha vinto anche più tornei di doppio per i pochi che ha giocato. La Bartini viene in mente, e comunque essendo la cassetta degli attrezzi aperta e piena, più un cervello che si collega alla cassetta degli attrezzi per poter fare e disfare piani, è una giocatrice di tennis che appartiene in un certo qual modo al retaggio del passato, e così lo sono anche Nadal, Federer e Djokovic, Murray, perché riescono a cambiare, a trovare sempre la soluzione, sono molto diversi dagli altri, e per questa ragione che hanno dominato completamente, soprattutto in questo ventennio. Mettere sotto un giocatore come loro, cioè in giornata storta, un Nadal, un Djokovic, un Federer, un Murray, chiaramente parlo di Murray quando era nei suoi giorni, certo, certamente, positivi, no? E non era, cioè, incontri Nadal in giornata no, e allora mica detto che vinci. Se invece questi sono in una giornata buia, fanno fatica a stare nella partita. Cioè, questa, cioè, anche nella performance, diciamo, meno brillante, si vedono queste grandi differenze, anche perché per essere un grande numero uno devi giocare 365 giorni all'anno. Non è che puoi pensare di fare le uova tutti i giorni. Le partite che giochi al meglio sono 5-10 all'anno su 80, la differenza la fai nelle altre 70. Sì, sì. E anche un po' la sensazione che ho avuto stasera con Tsitsipas, no? Come se proprio fosse un match che dici, boh, chi me lo fa fare forse di attuare un piano B? Secondo me non era in grado, però ci può stare anche che non gli interessasse questo match. Però se tu cedi alla frustrazione e non provi a migliorarti, che vuol dire che non devi mai spegnere il cervello in nessuna partita. Se tu invece molli, cedi alla frustrazione, non diventerai mai il campione di se stesso. Ora, per citare il mio primo libro che ho scritto insieme al professor, a Carlo Rossi e a Michele Pisaturo, non arriverai mai a scoprire le tue potenzialità, perché cedere alla frustrazione significa alla fine, come ho già detto prima, spegnere il cervello e non andare a indagare in quello che invece tu, come performatore, se posso usare questo termine, riuscirai ad avvicinare il tuo picco, insomma. No, Luca, intendevo più che altro il fatto che magari giocano 45-50 settimane all'anno, ci sta che ci sia
la partita di stasera, dove secondo me lui proprio non ha provato nulla, per cui perfetto, vedi, però un grande campione come Djokovic una roba del genere non la fa neanche Nadal o Federer, cioè non la faceva questo signore qui, neanche lui la faceva, ma nessuno, cioè, dei grandi, quindi stiamo parlando proprio di categorie completamente diverse, ma non solo come, ma anche di generazioni, non possiamo paragonarle. Ok, va bene, ci sono delle domande interessanti, poi però andiamo anche sulla storia, Luca e Carlo, mi fate fare solo una brevissima pausa, do un attimo alla regia, poi torno e rispondiamo ad Andrea Villa e agli altri amici, poi lasciamo le altre domande per la fase finale della trasmissione, torniamo subito. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Ehi ragazzi, se cercate una Fiat 500 nuova, usata, chilometri zero, aziendale, c'è solo un posto dove dovete cercarla, qui al Car Village Fassina, in Via Grassi 98 a Milano. Venite, le guardate, scegliete quella che vi piace di più e la acquistate. Parola del Bob, Car Village Fassina. Ciao. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Discovery Sport, disponibile nelle motorizzazioni diesel ibrido, benzina ibrido e anche plug-in, con 50 km di autonomia totalmente elettrica. Vi aspettiamo in JB Cars a Monza. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Africa Twin, il maxi enduro di Honda più completo nella versione Adventure Sports, fino al 31 marzo, offerta imperdibile. Le tre valigie originali Honda da 58, 40 e 30 litri incluse nel prezzo. Solo da Motostar Milano. Che palle sto tempo. C'è solo una cosa che riesce a farmi sorridere con questo grigiume. Questo. Ciao ragazzi, se anche voi avete la passione per i cinquantini e i 125 che urlano, il posto giusto è Kimoto. Da Kimoto trovate la più ampia gamma delle moto che ci fanno sognare. Fanti, Caprilia, Derby, Vente e Malaguti, ci sono davvero tutte. Kimoto realizza davvero tutti i nostri sogni. Casco in testa e via tutto gas da Kimoto. Ruggero Moto, da sempre leader nell'assistenza per la tua moto e concessionario Moto Morini, dopo il grande successo di Xscape, ti presenta le nuove 6,5 nelle due declinazioni, STR Naked e SCR Scrambler. Prenota subito il tuo test ride da Ruggero Moto e parti a cavallo di un mito. Eccomi, Carlo e Luca, vi passo subito la domanda di Andrea perché è assolutamente inerente alle riflessioni che avete fatto prima sul fatto che ci siano poche strategie. Dice: cosa serve la figura del coach? Sembra che non ci sia più nessun tipo di preparazione del match dal punto di vista tattico e strategico. Io proprio ieri, tra l'altro, non mi ricordo dove, ve lo direi, ma non me lo ricordo, ho visto una fase di allenamento di Sinner. C'era solo proprio la ripresa di questo palleggio interminabile con un suo collega dall'altra parte, credo un quarto d'ora di dritti incrociati a velocità iperbolica, non so, io una volta era così l'allenamento, però rispondiamo ad Andrea, poi magari colleghiamo tutto il resto. Luca, vai, poi Carlo. Ma io dico che oggi, siccome la tecnologia è eccezionale, ci sono un sacco di persone che rilevano una marea di dati, ma proprio spaccando l'atomo, hai capito? Per cui sanno tutto di tutto. Poi però sul campo si vede giocare in un modo così stupido che non si è mai visto in 20 anni. Cioè c'è gente che tira missili terra-aria dentro e quando vanno fuori perde tirando tutto fuori, anche le palle più ovvie. E quindi nulla che assomiglia al tennis. Praticamente si gioca come se si facesse il sollevamento pesi. Lo tiri su, ce la fai o non ce la fai, finisce lì. Ok, come se fosse il salto in lungo. Quindi dove devi fare tre salti il più lunghi possibile, come va in uno sport che poi non ha tempo come il tennis, si può dilatare, è sempre stato fin dagli albori, l'ho già detto, mi ripeto, lo sport del sabotaggio, del capire qual è la forma migliore per imbrigliare l'avversario, ovviamente attraverso le tue caratteristiche, il tuo gioco, ma saper fare diversi piani di gioco. Io sono completamente stupefatto da questo grande
diciamo, lavoro che c'è backstage, che poi non si vede assolutamente sul campo, zero si vede, totale. Quindi rimango completamente a bocca aperta, perché in passato non era così. Ma anche ad andare a vedere dei giochi antichissimi, che sono antesignani addirittura della pallacorda, come la Pila Trigonalis, ecco, dei greci. Qui vediamo, questo è un mosaico di Piazzale Armerina a Roma, che ritrae proprio queste due donne in bikini che si passavano la palla, cioè la colpivano col palmo delle mani, quindi giochi antichissimi che si facevano al di fuori dell'arena per eccellenza, il Colosseo. E cosa facevano questi giocatori? Colpivano la palla col palmo della mano, col pugno, per giocare, e cercavano di, pensa, usare sempre la lateralità dominante, cioè si spostavano come Nadal, Federer, che si spostano sul diritto per difendere il rovescio. Già lo facevano proprio per un fatto strategico. Qui invece vediamo, questo è l'evoluzione, chiaramente siamo già arrivati al real tennis, qui siamo nel Rinascimento, sembra quasi Hampton Court, il campo di Enrico VIII, grande campione di tennis. Ecco, questo è Hampton Court, per l'appunto, il padre di Elisabetta I, la regina vergine, la regina bianca, che vorrà anche lei nel castello di Windsor, per l'appunto, una finestra sul court tennis, una sorta di royal box ante litter. Ma non voglio dire troppe cose. Nel Rinascimento praticamente è nato tutto il tennis, quello poi ripreso da Winfield, che ha avuto l'idea del lawn tennis, è stato lanciato poi a fine Ottocento con l'avventura di Wimbledon e con tutto quello che è venuto poi. Quindi il tennis è aperto dalle mani, le mani ricoperte dal guanto, e poi da questi appendici della mano chiamate racchette, e piano piano il gioco si è evoluto. Ma pensate che all'inizio, addirittura, non so, all'inizio del 500, 1505, Filippo re di Castiglia, Filippo il Bello, contro il marchese di Dorset, giocano a Windsor, e Filippo il Bello gioca con la racchetta, il marchese gioca con la mano ancora, però gli dà un punto di vantaggio, gli dà dei punti di vantaggio, una sorta di handicap, perché il gioco poi si accomoda a seconda dei materiali che vengono usati, quindi cambiano in continuazione le strategie di gioco, continuamente, e si evolvono fino poi ad arrivare ai giorni nostri in questa, diciamo, declinazione che si chiama lawn tennis, tennis su prato, brevettata dal maggiore Winfield a fine Ottocento, che ha dato per l'appunto il via al torneo di Wimbledon, tutta la grande avventura che stiamo vivendo fino ad oggi. Ma è fondato su queste basi di antichi giochi greci e romani, poi nel Rinascimento e via discorrendo. Ma hanno sempre trovato il modo per vincere i campioni, sfruttando i materiali e sfruttando l'intelligenza, per cercare di avvantaggiarsi dal punto di vista spazio-temporale rispetto al gioco, e quindi accelerare, decelerare, cambiare le profondità. Probabilmente, e concludo, il campione che saprà sfruttare di nuovo palle basse e questi 4-5 metri di campo vicino alla rete che si sono persi per poi riattaccare la profondità, probabilmente sarà il campione del futuro. Ok, Carlo, torniamo anche sul discorso dei coach, perché è un tema importante. No, ma infatti, se lasciate parlare Luca finisce, che ricomincia da capo, quindi sono cavoli vostri. Allora, io torno alla domanda di Andrea. La sostanza è questa: il problema più grande non è quello del coach che gestisce l'atleta evoluto, il problema più grande è chi insegna tennis quando il bambino è piccolo. E quindi è lui che deve riempire la cassetta degli attrezzi, perché è evidente che se io mi ritrovo poi, cioè, facciamo l'esempio di Sinner, che è il più facile perché l'abbiamo visto stasera e la settimana scorsa ha vinto un torneo, diciamo, è la prospettiva più grande che abbiamo. Allora, hanno provato in questo anno, anno e mezzo, a inserire qualcosa di più che riguardasse ad esempio l'attacco e l'avvicinamento alla rete? Ma queste cose si imparano da piccoli, si imparano in un'altra fase, è molto difficile impararle e poi applicarle quando sei arrivato ad un livello tra i primi 10 del mondo, 11, 12, so, comunque quando giochi con i più forti del mondo e devi difendere una situazione. Quindi il coach che cosa fa?
prova ad aggiungere dei pezzi, si rende conto che questi pezzi in alcuni casi non funzionano, e allora torna sui suoi passi e decide che piuttosto prova a variare un po' di più quelle che sono le caratteristiche ormai insite nel giocatore. E quindi in questo caso su Jannik si sta lavorando sul servizio, che è decisamente migliorato. Secondo me mancano ancora un po' di variabili, nel senso che è aumentata la qualità della prima di servizio, è aumentata la qualità della seconda di servizio, ma la variabilità della prima e della seconda è ancora un po' bassa per fare un altro salto di qualità. E la stessa cosa è da fondo campo, nel senso che cosa ha inserito? Ha inserito qualche palla corta in più, cioè spinge indietro l'avversario e anziché avvicinarsi lui alla rete e fare delle volée, usa la palla corta perché ha creato uno spazio fra sé e l'avversario. Però alla fine il gioco è questo. Il paradosso è che Sinner, che invece, scusate, volevo dire Tsitsipas, che invece ha una cassetta degli attrezzi abbastanza piena, si ostina ad usare quel cacciavite, quella pinza, quel martello. Allora vuol dire che non è intelligentissimo, ecco, mettiamolo così. Non è proprio il giocatore più intelligente che c'è nel circuito. Perché, okay, diciamo, ad esempio, sì, il russo Medvedev, che ha una cassetta degli attrezzi leggermente più vuota rispetto a quella di Tsitsipas, ma è un'altra categoria nella gestione degli attrezzi che ha, proprio di un'altra categoria. È proprio un giocatore stra evoluto. Mechir, diciamo, ricordiamo Mechir come testa, più o meno? No, molto meglio. Meglio di Mechir. Io non c'è paragone, di... perché serve, Mechir non serviva, e poi... No, parlo di testa, Luca, scusa, no, non volevo, per... io mi ricordo, no, uno intelligente. Uno un campione, un campione. Diciamo che Medvedev è uno che accelera e sa decelerare, sa tenere la palla bassa e poi sa prendere... smazza le carte, io dico, no, dagli angoli, con le traiettorie, sia dagli angoli che dal centro. Usa anche il rovescio anomalo, per intenderci. Praticamente è una piovra tentacolare in campo. E poi è l'unico giocatore che ha tre zone di impatto sia da un lato che dall'altro. Cioè riesce a colpire di dritto e di rovescio in anticipo nella zona, nella zona, diciamo, ideale, e anche mezzo metro dietro, quindi anche quando ritarda, e lo fa con grande naturalezza. Qualcuno dice che ha un dritto che fa schifo, invece ha un dritto straordinario, perché lo copre ed è capace di non farlo vedere agli avversari. E anche il rovescio potrebbe giocarlo di super anticipo o ritardarlo all'ultimo istante, quando la palla sta per toccare la terra per la seconda volta, e lo gioca in una maniera straordinaria. Quindi è un super giocatore. Ma esattamente così, come dice Carlo, la cosa che fa ridere è: ma quei giocatori che hanno portato dei personalismi, no? E quindi completamente fuori canone, secondo i tecnici, diciamo i puristi, non so, chiamiamoli, non so, questi qui, insomma. E quindi, non so, il dritto di Borg, il rovescio di Borg, il rovescio di Connors, il servizio di McEnroe, che era tutto di schiena. Ma quando poi un campione controlla angoli, traiettorie e velocità di quel colpo, no? Proprio la stranezza, la cosa inconsueta di quel gesto è un vantaggio per lui, perché l'altro non riesce a leggerlo. Quindi è una figata pazzesca. Invece viene recepito come una cosa... è esattamente il contrario, è il suo vantaggio competitivo, perché ora che la concorrenza capisce dove va la palla è già in rete, per usare un termine calcistico. Poi, ritornando a Tsitsipas, rispetto a quello che diceva giustamente Carlo, sembra come se fosse sembra un Mohamed Ali, ok, che vuol fare Fraser, un Sugar Ray Leonard che vuol fare Duran mano di pietra. Ma perché? Alla fine poi esce con la faccia gonfia così. E i coach, tutte stericeste, cioè è una roba assurda, proprio sembra un mondo surreale. Poi ti do un'altra notizia. I coach
purtroppo sono persone, come dire, a parte 10 persone nel circuito, gli altri sono dei maestri, sono diventati coach all'improvviso perché i loro allievi sono diventati bravi, ma non è che hanno fatto chissà quale percorso di studi o di formazione, cioè diventano coach stando nell'ambiente, hai capito? Si confrontano, dicono delle cose, però voglio dire, a un certo punto è uscita un'intervista di Santo Padre, che io considero comunque essere un bravissimo allenatore, un bravissimo coach, che dice: sapete, c'è stato un problema con la mano destra di Matteo, quindi abbiamo dovuto lavorare tantissimo con la mano sinistra per tenerlo in forma ed allenarlo, e ci siamo resi conto che il suo rovescio è miglioratissimo da quando usa molto di più la mano, anche la mano sinistra e l'altro non dominante. Ma se me l'avesse chiesto a me, glielo dicevo 25 anni fa, eh. 25 anni fa glielo avrei spiegato, poi bastava leggere qualche paper tuo libro che abbiamo pubblicato, sì, qualche libro che abbiamo pubblicato, insomma. Cioè, l'ambidestrismo è una cosa che abbiamo messo come principio della nostra didattica, perché appunto sosteniamo che il giocatore moderno debba avere il diritto ad una mano dal lato dominante e il diritto a due mani dall'altro opposto, non il rovescio, perché dovrebbe governare la racchetta con la mano opposta, non con la mano dominante. Ma questa roba qua, ripeto, credo di averla scritta nel 98, sì, più o meno 25 anni fa. Sì, quello che dice Carlo poi è tutto documentato. A prescindere poi dal fatto che i giocatori moderni di oggi hanno due rovesci, il rovescio a due mani, che è un dritto a due mani, e quando è necessario staccano la mano e giocano tagliato, per cui ce li hanno tutti e due. Certo. E quindi sono completi sotto questo aspetto qui. Ma la cosa impressionante che io trovo, e lo dico da ex giocatore, avendo avuto la fortuna, la sfortuna di conoscere grandi coach come Tiriac, come Pilic, il mio stesso maestro Aldo Mei, il padre era il maestro personale del conte Alberto Bonacossa, altri grandi coach come Bob Brett, Hoffman, quelli del passato, Segura, Kramer. Con questi, cioè, loro sapevano cosa dirti, cioè il tennis lo conoscevano, Newcomb, che ho avuto la fortuna di avere come maestro, e quindi io probabilmente rispetto ai maestri che ho avuto sono stato scarsissimo, questo lo ammetto, voglio dire. Quindi, però poi faccio tesoro di queste cose nelle mie evoluzioni. Certo, quindi, certo. Ecco, quindi, però quando io sento dire un coach che dice: ho imparato col mio allievo strada facendo. Certo, impari a conoscere lui come persona, a usare le chiavi giuste caratteriali, emotive, ma non è che puoi imparare con lui il tennis, lo evolvi semmai, ma non è che puoi scoprirlo a spese del... È come se uno andasse all'università e il professore, non so, che si occupa di quella materia, impara con i suoi discenti. Ma che siamo impazziti? Ma non esiste. Certo. Si sentono dire solo negli ultimi 15-20 anni queste robe. Ecco, ma negli ultimi 15-20 anni gli ex giocatori sono sempre stati, cioè è un'equazione che funziona, ex giocatore uguale bravo coach, o ci sono dei fallimenti clamorosi? Perché una volta, come dicevi tu Luca, hai citato dei nomi no, e che hanno funzionato tutti, no? come coach, credo, come insegnanti. Adesso vale la stessa cosa? Ma io penso che, per esempio, a livello di numero uno del mondo, per fare un esempio estremo, se uno ha come coach un altro numero uno del mondo, può essere magari dal punto di vista emotivo funzionale, perché ha vissuto, voglio dire, certe atmosfere e certi passaggi, cioè è abituato a vincere tutte le settimane, a fare le finali del slam, di qua e di là. Però dal punto di vista poi della costruzione del giocatore è tutta un'altra questione, lo diceva Carlo anche prima, cioè dipende dalla base, e poi quando è adolescente, e poi quando entra nel mondo pro. Allora, quel tipo di costruzione lì, se uno è stato numero uno del mondo, è relativo, dipende dalla cultura e dalla capacità
di sapersi interfacciare, quindi anche dall'approccio empatico, ma poi da quello che tu hai, dal tuo know-how che hai da trasmettere al tuo... Allora, aggiungo una cosa io. Raramente un ex giocatore, un ex numero uno del mondo ha approcciato la prima fase di formazione di un ragazzo. Rarissimamente. Sono pochissimi quelli che lo hanno fatto. La maggior parte di loro approccia dei giocatori che sono o finiti o quasi finiti. E quindi diciamo che siamo a sistemare... la cassetta degli attrezzi, ma gli attrezzi devono esserci, perché loro, diciamo, quella parte lì la conoscono poco. Ecco, okay. A grandi linee possiamo sintetizzarla così. Lavorano sul giocatore finito, mi ricordo Becker, no? Che c'è stato... Ma sì, ma che... sì. Ma si Lender, occupano di altri super talenti, punto. Sì, sì, non fanno non lo seguono dalla base, ok? Io avrei ancora due temi, se mi fate fare l'ultima pausa, poi rientrando, ne ho uno abbastanza frivolo e sarebbe uno di quei temi per i quali mi potreste sbattere fuori dall'aula, professore, no? Professor Bottazzi, professor Rossi, mi cacciano dall'aula, però è un tema... sul quale voglio la vostra opinione, perché il pugnetto è diventata una costante inquietante. Voglio capire se è giusto il pugnetto dal primo punto del primo set e se invece è una consuetudine, non so, mutuata da qualche altra disciplina. Poi prima, Luca e Carlo, abbiamo fatto vedere Hampton Court, per cui un campo di un tennis diverso da quello che conosciamo, però mi sono reso conto, spippolando come si fa per cercare fotomateriale, che esiste questo Real Tennis del quale non sapevo neanche l'esistenza. Se avete voglia ci raccontate due cose e poi il pugnetto. Io chiuderei col pugnetto, così almeno Bobbiese è fuori dall'aula e non si faccia rivedere per i prossimi tre trimestri, ok? Mi fermo un attimo e poi torno da Luca Bottazzi e Carlo Rossi. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Ehi ragazzi, se cercate una Fiat Panda c'è solo un posto dove potete trovare quella che vi piace di più. È il Car Village Fassina, guardate che assortimento e che allestimento. Venite qua, le guardate tutte e scegliete quella che più vi piace. Parola del Bob, fate un salto al Car Village Fassina. Ciao! Ciao, sono Francesco, Yamaha di Sorno Motor Times. Vi aspettiamo numerosi per la gamma Yamaha nuovo, abbiamo anche usato multimarca garantito fino a 2 anni, officina chiaramente sia nella sede di Saronno che nella sede di Legnano. Venite a trovarci per comprare la vostra prossima moto. Ciao! Vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar, disponibile in motorizzazioni benzina ibrido, diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km. Vi aspettiamo in JB Cars. Sono Mattia Palumbo, consulente alle vendite Venus SPA a Monza, in Viale Sicilia numero 98. Da oggi tutto l'usato selezionato, certificato e garantito Arval Premium Select con tutte le migliori marche sul mercato lo trovate qui. Oppure visitate il nostro sito www.venus-spa.it. Ciao ragazzi, sono Giovanni, Carburatori Bergamo. Da 40 anni che rettifichiamo questi carburatori, queste macchine, e continuiamo a farlo. Se avete bisogno di qualcosa, rivolgetevi ai numeri qua sotto. Grazie a tutti. Real Tennis, questo mistero. Sorridi Luca, perché? Perché? Perché Luca? Stavi sorridendo. Perché Real Tennis è la denominazione di questo gioco dal 1600-1700, quindi 17-18 secolo, e significa il vero tennis. Cioè i veri tennisti erano questi. Quando è nato il lawn tennis, il tennis su prato per noi italiani, quello che è nato a Wimbledon, che tutti oggi... seguiamo, non erano considerati, era considerato uno sport minore rispetto a questo. Comunque, pensa che si gioca ancora oggi, si gioca ancora oggi in diversi club mondiali, ma si gioca in 4 nazioni, che sono l'Australia, la Francia, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, cioè i 4 paesi dello Slam. Chissà perché. Noi che abbiamo la palla corda, voglio dire, perché se il tennis...
La mamma del tennis è probabilmente francese, perché si sviluppa molto in Francia, la corte dei re di Francia, il jeu de pomme, il gioco di palmo. Probabilmente l'Italia è la nonna del tennis. Perché? Perché ho citato prima i romani, quindi giochi greci e romani, quindi, che hanno dato poi il via al gioco di jeu de pomme, anche perché il primo libro poi di gioco di palmo pare che sia fiammingo, quindi delle Fiandre viene, infatti grandi giocatori come Margot La Henouillère, una donna che giocava nel 1426 a Parigi con gli uomini, veniva dalle Fiandre, ma poi anche grandi monarchi come Filippo il Bello veniva dalle Fiandre, è nato lì, è nato a Bruges, ma anche Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, veniva dalle, è nato nelle Fiandre, per cui c'era una grande tradizione di questo gioco di palmo, poi col guanto, e oggi si gioca ancora, chiaramente con la racchetta, questo è uno dei campi attuali ristrutturati, si gioca con queste azioni, un gioco affascinante. Come sono le regole, Luca? Cioè le, queste righe che si vedono sul campo, il punteggio... Come funziona? Cioè, si serve dall'alto? Ma io non sono un grande... Si serve dall'alto oggi, anche se all'inizio il servizio era della famiglia dei sottomano, esattamente come a Wimbledon. Il primo vincitore di Wimbledon, Spencer Gore, serviva dal basso. L'innovazione di servire dall'alto è una cosa di fine Ottocento, fatta dai giocatori meno eleganti, brutali, perché brutalizzavano il gioco. Chiaramente le innovazioni portano sempre, rispetto a quelli del prima, qualche diciamo così malcontento, e quindi io ci tengo a dire che io sono un grande amante della storia, della ricerca, anche Carlo, però a me piacciono tutti, piace anche questa versione di oggi del lawn tennis, quella però quella quando giocano i veri campioni, i grandi artisti, quindi campioni che sanno usare più piani di gioco, come Ashley Barty, come Nadal, come Djokovic, come Murray, come Federer. Non so, vogliamo citare giocatori magari non conosciuti, Mannarino, Simon, che purtroppo si è ritirato, Goffin. Ecco, questi sono giocatori che sanno giocare, quindi vuol dire tentare di applicare dei piani diversi per portare a casa la partita. Non è che sono capitano tira dritto, certo, bombardamenti a tappeto... E magari bombardo pure i miei sul territorio. Non lo, non è certo, certo. Va bene. E invece il tema del pugnetto, scusate, il tema ludico, chiudiamo un po', cioè un po' più frivolo, più, per chiudere la puntata, perché è un aspetto che ho notato, forse io non lo seguo più con grande assiduità, perché vi ripeto, l'avete capito, non è forse più lo sport che riesco ad apprezzare. Però questa cosa del pugnetto, che sicuramente abbiamo fatto tutti, no? Abbiamo utilizzato, caricarci, però secondo me una volta era in momenti particolari, no? Nel momento magari in cui riuscivi a breccare l'avversario su 5 pari o eri a un set point al tie break. Ora, dal primo punto del primo set, e confermatemi che è così, perché io vedo giocatori che vincono il primo punto e partono col pugnetto e se lo portano fino alla fine del match, quando magari addirittura sconfitti, però riescono ad arrivare al pareggio, ai 40 pari al terzo, prima che l'altro poi vinca. Da cosa dipende? Cioè, è normale? Lo ritenete giusto? Cosa significa? Chi va, Carlo? Bah sì, voglio dire, secondo me è una questione legata alla mediaticità, nel senso che è cambiato l'atteggiamento in campo, è cambiato... il linguaggio del corpo, e cambiando il linguaggio del corpo si fanno un sacco, cioè adesso ogni 2x3 c'è qualcuno che alza le braccia e chiama i tifosi a dire dai sostenetemi cavolo, su forza, dai cosa siete venuti a fare, cioè c'è questa interazione continua non solo col proprio angolo, adesso oltretutto finalmente hanno deciso di liberalizzare come si dice, la possibilità che i coach parlino, coaching, no? Coaching, esatto, anche con i giocatori durante, perché prima ne succedevano di tutti i colori, uno faceva i segnali, l'altro non li faceva, poi l'arbitro vedeva, l'altro non vedeva, quindi erano veramente delle cose liberi tutti. Adesso tutti parlano e succede questa roba qua. Questo pugnetto fa parte di questo momento storico, fa parte di
un modo di comunicare che secondo me, come dicevi tu giustamente Bob, è assolutamente eccessivo, perché voglio dire, siccome tu conquisti 80-90 punti in un match, se tutte le volte che fai un punto fai il pugnetto, vuol dire che hai fatto 80 colpi straordinari. No, scusa, non hai fatto 80 colpi straordinari, hai conquistato 80 punti. Allora vorrebbe dire che tutte le volte che uno fa canestro nel basket, salta e urla così perché ha fatto due punti. Per fortuna non succede, nella pallavolo stessa cosa. Cioè, voglio dire, paradossalmente eravamo uno dei campi e degli spazi più educati del mondo e stiamo diventando uno dei campi e degli spazi più mal educati, ma non intendendo maleducazione, cioè proprio mal educati. Però, sai, voglio dire, sono momenti, ecco, io la metterei proprio così. Io sinceramente non ci faccio caso, perché okay, facendo l'insegnante impari a, come dire, ad assorbire qualsiasi formula, e ogni tanto ti chiedi come mai arrivi, per quale ragione, quindi poi provi a darti una spiegazione. Luca, per non parlare del doppio, perché il doppio sembra di vedere incontri di pallavolo dove i cinque si sprecano. Io penso che quando si prova ad allargare uno sport perché interessa allargarlo senza fornire diciamo agli appassionati di nuovo corso degli strumenti, cerchi di spogliare quella disciplina delle sue peculiarità e cerchi di renderla un tombolone, una lotteria, cioè una roba che capiscono tutti, quindi grandi urla, il Luna Park, tant'è che ci sono partite dove gli effetti speciali sembrano più importanti della partita stessa. Questi fanno il pugnetto. Sai che mi è capitato una volta di vedere un challenger sudamericano, Vigna del Mar, non so, non mi ricordo più, che uno a furia di fare i pugnetti gli è venuto il crampo alla mano e quindi poi non riusciva più a giocare. Ho capito, fa ridere, voglio dire, però alla fine tutti così. E poi, non so, mi è capitato di vedere, non so, il padre di Tsitsipas, non so se vi ricordate, sto parlando di un giocatore importante che continuava, non so in quale momento della passata stagione, ad alzarsi in piedi ogni punto. C'era anche la madre, si alzava lei, no, stai seduta, e il povero coach lì, Filippusis, lì tutto in un angolino. Sono scene, a mio parere, penose, voglio dire. Djokovic pretende che tutto l'angolo si alzi ogni volta che fa un punto. Sì, addirittura? La ola? È veramente così, fanno la ola a comando. Lo fa per tenerli in forma fisicamente, perché ogni punto fanno 80 piegamenti sulle gambe, quindi io l'ho vista così. Sì, una bella idea. Hanno un po' di problemi di scifite. Sì, va anche bene, perché stare seduto tanto tempo a una certa età magari ti viene male. Esatto. Tardi deve tenersi. È un'idea formidabile quella di Djokovic, è vero. Giusto, anche per giustificare lo stipendio, no? Se in realtà alle fine mese becca l'assegno, deve guadagnarselo. In chiusura rispondete, torniamo su Tsitsipas, però Fax, non ti chiamerai Fax, immagino, però va bene, dal Bahrain, su Tsitsipas, un giocatore zoppo a sinistra, un'opzione, non esce mai dallo scambio a sinistra, ho visto... Beh, credo stampa Vavrinka, quello è un giocatore. Luca, lo ripeti da parecchio che Vavrinka è un giocatore. Beh, non lo scopro certo io, ha vinto 3 slam in 3 eventi diversi, Australia, Parigi e US Open, battendo Nadal e 2 volte Djokovic, quindi nell'era dei grandissimi, di questi grandi campioni. Quindi, però Vavrinka è uno che esce da sinistra molto meglio di Tsitsipas, perché da quella parte un super talento, ma ne esce nello scambio in risposta al servizio, no, perché fa fatica pure lui, è un handicap enorme il rovescio una mano in risposta al servizio, con questi servizi che saltano così alti e che arrivano a queste velocità. Dopodiché nello scambio, se sai giostrare la palla con le traiettorie alta bassa, cambi con più facilità le profondità col rovescio una mano rispetto al rovescio due mani, però siccome servizio e risposta sono la questione dominante del tennis da sempre e oggi ancora di più,
col rovescio a una mano fai molta fatica a essere competitivo, tant'è che oggi sono solo 9 i giocatori nei primi 100 che usano il rovescio a una mano, e sono di solito giocatori che occupano i piani alti della classifica, per cui o sono dei fuoriclasse o rischiano a un certo punto di non aggredire certe posizioni proprio perché in risposta al servizio non ne vieni più fuori. Certo, certo, peccato che Wawrinka adesso pesa come me, insomma, è un bel vitellozzo, per cui... Infatti Wawrinka è un giocatore particolare, perché voglio dire, a parte Roger Federer, quello che è riuscito, diciamo, ad arrivare ad altissimi livelli con il rovescio di una mano nella stessa epoca è stato Wawrinka. Wawrinka probabilmente, se mi prende una mano, me la strappa, cioè ha una forza, ha una potenza, ha una violenza quando colpisce la palla che altri non hanno. Quindi, voglio dire, Tsitsipas deve trovare il timing, mentre Wawrinka non ha bisogno di trovare il timing, proprio perché veramente tira veramente, veramente forte. E comunque, per rispondere al nostro amico, Wawrinka non è che è diventato quello che ha vinto delle prove dello slam per il rovescio. No, no, Wawrinka ha vinto delle prove dello slam perché serve come il padre eterno, e perché di dritto, quando la colpisce, spacca la palla. Quindi, poi da quella e va parte, anche a rete a raccogliere la volée. Esatto, e poi da quella parte diciamo che non sei sicuro di metterlo sotto, ecco, questo sì. Però, ma anche Tsitsipas, diciamo, questa sera mi ha veramente stupito in negativo, perché non ha voluto fare nemmeno un mezzo passo all'indietro e provare a giocare in un'altra maniera, ma probabilmente non gli interessava. Era la serata nella quale, come dicevi tu Bob, vado a mangiare un po' prima, vedo un film e me ne foto, tanto settimana prossima gioco un altro torneo e la finisco qua, ecco. Esatto, la sensazione è un po' quella. Va bene, allora Luca e Carlo, chiudiamo. Mostro, come sempre, lo faccio stravolentieri, il libro di Luca Bottazzi, Breakpoint, un libro che non può mancare nella biblioteca degli appassionati di sport e anche di tennis, ovviamente, disponibile su Amazon. Luca e Carlo, io vi ringrazio tantissimo, è veramente un onore e un piacere stare con voi, siete i miei professori preferiti, per cui ci vediamo, se volete, settimana prossima. Oh Carlo, cosa dici? Lo faccio ricominciare a parlare del Medioevo? Gli metto no, la foto prima, partiamo da prima. Ripartiamo dai romani? Sì, okay. Assolutamente. Lo prendiamo in giro. Grazie ancora, un Luca. Un abbraccio, grazie. Grazie, buona prossima. Grazie, ciao. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Range Rover Evoque, disponibile nelle motorizzazioni ibrida, diesel, ibrida, benzina e anche plug-in, con un'autonomia totalmente elettrica di 50 km. Ti aspettiamo a provarla e vederla in JB Cars. Non starete per caso cercando un Jeep Renegade nuovo, usato, aziendale o chilometri zero? Bene, avete trovato il posto giusto, è il Car Village Fassina, in via Grassi 98 a Milano. Datemi retta, fate un salto qui, vedete il colore, l'allestimento, la motorizzazione che più vi piace e ve lo portate a casa. Parola del Bob, Car Village Fassina, se cerchi un Renegade è qua. Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. Honda XADV, le prestazioni, l'elettronica, la guidabilità e la sicurezza della motocicletta con costi di gestione inferiori a quelli del vostro scooter. Non fatevelo scappare, la primavera si sta avvicinando. Venite a scoprire la gamma 2023 da Motostar Milano. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti!
Entra anche tu nel mondo Ducati. In Ducati Milano ti aspettiamo con passione, professionalità e competenza nelle nostre due sedi di Milano e di Sesto San Giovanni. Da noi troverai moto nuove e moto usate, ricambi, accessori, abbigliamento ed un'officina tecnica specializzata. Noi vogliamo conoscerti e tu ti aspettiamo.